Ciao a tutti ragazzi, benvenuti all'interno della mia cripta studio. Oggi finalmente vi faccio ascoltare la raro icona di Etna, ma prima ovviamente sigla. Ciao! Eccoci qui ragazzi, ci siamo, avete visto il video dell'unboxing, ve lo lascio ovviamente qui sopra, potete rivederlo. E questo era quello che c'era dentro, era una chitarra fatta da Raro Guitars. Sotto ovviamente nell'info box io vi inserisco il sito di Raro Guitars, vi inserisco il sito anche di tutti i modelli. E oggi ne parliamo. Innanzitutto andiamola a vedere al microscopio, cioè di per sé questa chitarra, quali sono le sue caratteristiche. Abbiamo un corpo in alder modello T, proprio perché appunto è una shape di Telecaster. Raro al suo interno ha altri modelli, ma questo qua appunto è il modello T, il modello icona T. Infatti sulla paletta leggiamo il nome icona T. Si chiama Etna per via della colorazione, ma andiamo con le specifiche. Abbiamo un body in alder, top in acero 3A, tastiera in palissandro, tasti in acciaio, manico appunto in acero, meccaniche auto bloccanti della Goto in stile vintage. I pick up li fa anche Raro Guitars, dove abbiamo due Virtual 70 che sono i single coil, e questo qua è un loro puff. Fatto praticamente aggiungere a Raro Guitars qualche piccola modifica, come il push sul pick up al ponte, dove ecco si va a splittare, e poi il Vega Trem. Perché ho fatto inserire il Vega Trem? Perché io stesso sono un artista Vega Trem e Raro Guitars è rivenditore ufficiale dei Vega Trem. Il binding è stupendo perché appunto è in acero, la colorazione ragazzi è fantastica. E la cosa bella delle Raro Guitars è che cercano di unire questo gusto, questo feeling vintage a un feeling moderno, anche perché il manico dietro è veramente cicciotto, cicciotto nei limiti, anche perché abbiamo un radius appunto 12. Ovviamente selettore a 5 posizioni, classicissima, quindi è un sogno che io avevo ragazzi veramente da tantissimo tempo, unire in uno shape Telecaster una super strat. Adesso vi faccio sentire qualche suono e ditemi che ne pensate. Ragazzi, iniziamo la demo con un leggero crunch dato appunto dalla testata. Io cercherò di farvi sentire più o meno tutte le posizioni dei pickup su ogni sound. Ho detto più o meno perché magari sulla posizione funk userò alle posizioni intermedie. Cercherò di farvi sentire anche i suoni con l'humbucker splittato, quindi state molto attenti quando tocco la parte dell'elettronica nello strumento.
Andiamo con un secondo sound, passiamo ai clean. Come sto registrando questo video? Ovviamente lo vedete nella mezza barba, canale clean o canale lead come nell'intro, pedali classici by Mendoza, chorus, compressore e delay e un overdrive e basta, che poi entrano nel torpedo Capture che vedete più o meno alle mie spalle, Capture X. Andiamo adesso con un po' di funk. Finiamo appunto con un lead, sentirete sia l'humbucker splittato, un humbucker e sia ovviamente la posizione del pick up al manico. Posso dirvi che sono veramente orgoglioso di aver iniziato questa collaborazione con Raro Guitars, vedrete altre chitarre all'interno del mio canale YouTube. Vi ricordo ragazzi sempre di iscrivervi al mio canale, mettere like e attivare la campanella. Questa qui era la Raro Icona T Etna. Fatemi sapere cosa ne pensate, scrivetelo nei commenti. Ciao!